Sono tutti piazzati nel sistema mediatico. Cos'è? C'è? Certo, non potevano dirigere, questi qui non potevano andare a dirigere delle industrie che non erano figli di industriali o di banchieri, però il sistema li premia collocandoli nel loro lavoro che hanno sempre svolto, perché quella è stata la loro funzione: confondere le idee al popolo italiano, alle masse proletarie, per eterodirigerle verso indirizzi precisi. E quali erano gli indirizzi? Allora, andiamo a vedere un attimo come venivano propagandati questi qua. Quando c'erano le interviste sui giornali, il leader di Lotta Continua, portate la parola leader, il leader di Potere Operaio, il leader di qui, il leader di là, un segretario del Partito Comunista non poteva essere chiamato leader, si definiva segretario perché aveva la funzione di essere al servizio del sovrano. Il sovrano in quel caso era il popolo comunista. E quindi guai a chiamare il leader, ti facevano un mazzo così i segretari del Partito Comunista se li chiamavi leader. E questa differenza e l'introduzione di certe parole servivano a predisporre una certa popolazione a una determinata cultura, che era quella del sistema maggioritario, che era quella della grande riforma costituzionale, che serviva appunto a introdurre il metodo americano nel nostro paese. Ma chi era il portatore, il grande nemico che il Partito Comunista ha avuto in Italia rispetto a questa questione del maggioritario? Chi era il soggetto che apparentemente sia dentro la resistenza che fuori per anni si è presentato agli occhi delle masse popolari come un soggetto più a sinistra del Partito Comunista? Il Partito d'Azione di Calamandrei, il partito che voleva introdurre in Italia la Camera Alta e la Camera Bassa, cioè il sistema anglosassone, nel nostro paese dentro la Costituente, che è stato battuto dall'operazione di Togliatti, che insieme a Dossetti, i cattolici popolari, quelli diciamo, di estrazione popolare, che si sono battuti contro questo sistema antidemocratico. Perché nel sistema maggioritario che cosa ci è successo a noi in questi anni? Che siamo stati, no, spolpati dalla nostra democrazia. Noi non contiamo più un cavolo di nulla quando andiamo a votare, perché il nostro voto non incide, non essendoci più i partiti di massa che grazie al loro radicamento sul territorio e grazie al dibattito democratico che sviluppavano nel paese potevano determinare i cambiamenti dell'assetto politico e delle culture che c'era nel nostro paese, che era la vera natura della democrazia nata dalla resistenza, che è anche il passo necessario per arrivare al socialismo, perché se non c'è questo livello di democrazia minimo è inutile che pretendi chissà che cosa dopo, no? E noi siamo andati indietro, siamo ritornati a un sistema ottocentesco che appunto o si vota in base al censo o si vota in base alle decisioni che l'impresa, i padroni decidono, e i padroni, pagando le campagne elettorali dei partiti, permettono appunto di avere segretari, uomini politici che sono funzionali agli interessi del capitale. In questo modo si ha un sistema all'americana, e in America quanti sono i cittadini americani che vanno a votare? Quanti sono i percentuali? 30-40%? Di quelli che si vanno a iscrivere. Di quelli che si vanno a iscrivere, poi con un meccanismo estremamente complesso e banditesco, addirittura sanno prima per chi voterai, perché quando ti iscrivi ti puoi iscrivere al Partito Democratico e al Partito Repubblicano. Quindi hanno già una schedatura precisa del tuo modo di pensare. Quindi un sistema reazionario vero. Di chi si è fatto portatore in questi anni di queste cose? Allora, i personaggi che hanno pontificato sul sistema maggioritario sono stati Occhetto, Segni e compagnia cantando. Hanno fatto saltare il sistema maggioritario in Italia nel 93, risultato che otteniamo? Ci hanno devastato. Da quel momento in poi comincia l'introduzione del titolo quinto, no? La modifica della Costituzione, il ruolo delle regioni sproporzionato rispetto all'assetto democratico, cioè si arriva proprio praticamente allo stravolgimento del ruolo che hanno i consigli comunali, i consigli regionali, che sono organismi democratici che hanno una relazione con la popolazione, che c'erano i consigli di zona, c'era una serie di articolazioni nello Stato democratico che ci garantivano di fare certe battaglie sul territorio, sulla questione della sanità, della scuola, del territorio. Queste cose non si possono più fare perché ci mancano gli strumenti, no? Di legge
ci manca proprio lo Stato che legalizza la nostra protesta, che la fa propria negli ambiti istituzionali preposti, dove la dinamica opposizione e governo, no, si confrontano di volta in volta e dove la pressione democratica delle masse può trovare espressione. Questa cosa è stata la cosa che è stata fatta grazie a questo tipo di effetto Atenaglia. E allora che cosa ci tocca fare in questa fase in cui si sono realizzate queste cose? Appunto, altre scorciatoie non ce ne sono. Bisogna riprendere serenamente il lavoro che ci insegnarono questi capi storici del Partito Comunista, di rimettersi a lavorare, a ricostruire sul territorio sezioni, cellule, nelle fabbriche, nei posti di lavoro dove c'è, aggregando anche i disoccupati, tutti coloro che stanno vivendo le sofferenze di questo sistema capitalistico, per poter uscire da questa impasse. Ma solo ricapendo una cosa, che la nostra forza deriva appunto dall'unità nostra, dal fatto che troviamo quel minimo comune denominatore che è basato su degli interessi materiali, ma anche su una visione del mondo più ampia e più libera rispetto a quella attuale. Noi dobbiamo saper ragionare che noi siamo in grado di elaborare anche un modello, e adesso vi darò qualche enunciato in merito, anche sulla questione economica. Cioè, ragazzi, ma per produrre in questa società, secondo voi serve il denaro? È obbligatorio che ci sia il denaro? O servono le materie prime e la capacità, l'ingegno umano? E il lavoro. Sì, il lavoro ovviamente come elemento di trasformazione. Il secondo. No? Non mi sembra che serve il denaro. La possibilità di acquisire ciò che io ho prodotto, cioè i beni e i servizi che io sono in grado di produrre. E se io metto l'orario di lavoro come parametro universale, come diceva Marco, per acquisire beni e servizi, c'è bisogno della circolazione monetaria? O c'è bisogno della banca delle ore? No? Ad esempio, di quanto, ad esempio, io dedico alla società 8 ore al giorno per produrre ricchezza e poi vado a fare la spesa e porto a casa quello che serve per riprodurre le mie capacità lavorative. Se mi serve un libro lo vado a prendere con me, perché nel mio badge ci sono segnate le ore che io ho prestato alla società e ho diritto a tutti i beni che la società è in grado di mettere a disposizione. E c'è, no? Sapendo quanto ce n'è, cosa serve, in base alle dinamiche che, mettendo in orizzontale i produttori, cioè i lavoratori e anche quella parte di società che oggi chiamiamo piccoli imprenditori, no? Che hanno delle capacità, no? Diciamo, manageriali, di organizzazione, che messi insieme sono in grado benissimo di assolvere il compito che oggi viene fatto, no? In modo piramidale, verticale, e noi dobbiamo ribaltare questo tipo di piramide. Però per fare questo, per proporre questo modello di società, che non prevede la guerra, ma prevede appunto una collaborazione con i popoli, no? In modo cooperativo, no? Bisogna cominciare a dire che nelle fabbriche che oggi sono in crisi bisogna dare sfogo agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione. Bisogna dire che bisogna per prima cosa riappropriarci della democrazia che i nostri padri si sono conquistati con la lotta partigiana, no, con quei sacrifici che noi poi come figli abbiamo tentato di continuare. Se non facciamo questo e stiamo fermi o seguiamo le mode del momento, i capi carismatici che arrivano come grillo, no, in televisione, spinti in modo furbesco dal sistema mediatico, non si arriva da nessuna parte. Sapendo bene una cosa, i comunisti hanno soprattutto un grande merito. Quando i comunisti sono scesi in campo sono finite le guerre. La prima guerra mondiale finisce perché in Russia, sotto la parola d'ordine pace, lavoro e terra e contadini, ma la pace al primo posto, hanno fatto finire quella guerra. I padroni hanno dovuto smettere di combattersi tra di loro, utilizzando i proletari al fronte ovviamente, perché loro non si sporcano le mani, no? Ma hanno fatto finire quella guerra. I comunisti sono intervenuti nella seconda guerra mondiale, hanno sopportato il più grande sacrificio con 20 e passa milioni di morti, no, nell'ex Unione Sovietica,
e grazie ai comunisti sono intervenuti gli americani dopo il 41 a fare la bella figura, ma intanto se non c'erano i comunisti che fermavano con le armate, noi ci saremmo trovati in un regime totalitario e nazifascista. E poi ancora oggi, di fronte all'avanzare dei pericoli di guerra, se non scendono in campo i comunisti e si organizzano, ragazzi, la terza guerra mondiale è molto più facile farla adesso che quando c'era il PC. Grazie.